Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei giorni scorsi, i cluster di importazione hanno rialzato la curva epidemiologica in Abruzzo per quanto riguarda il coronavirus. A questo si aggiunge anche la questione migranti ed è proprio di oggi la notizia di un tunisino che sarebbe fuggito dal CARA di Pettorano sul Gizio facendo perdere le sue tracce. Attualmente a Pettorano sono tre i migranti positivi. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il virus c'è e nemmeno le alte temperature hanno permesso di arginarlo. Impennata di contagi in Italia, Abruzzo compreso. Secondo il Ministero della Salute, ieri 259 nuovi casi lungo la penisola, 7 solo in Abruzzo. Ma se si guarda l'ultimo periodo, nella nostra regione sono stati registrati oltre 10 casi al giorno negli ultimi 10 giorni, più di 30 solo venerdì. La curva epidemiologica non era così alta dal periodo di lockdown. La ragione di questo nuovo innalzamento dei contagi è imputabile a piccoli cluster di importazione. In virtù della ripartenza economica e della salvaguardia della stagione turistica, l'apertura delle frontiere ha fatto sì che il virus venisse importato dai paesi del nord e dell'est Europa, come Romania, Ucraina e Russia. Anche i migranti africani, tra i numeri dei nuovi contagi. Prima che venissero trasferiti in Abruzzo, lo stato di salute dei migranti era già stato verificato a Lampedusa, appena sbarcati, tramite test epidemiologico. Ma solo una volta giunti in Abruzzo si è scoperto che molti di loro, bambini compresi, sono positivi al Covid-19. Quindi delle due l'una, o si sono contagiati a Lampedusa, abbandonati nel centro di prima accoglienza senza alcuna tutela sanitaria, oppure il test epidemiologico, a differenza del tampone, si è rivelato fallace, anche perché molti dei contagiati, in quanto giovani e provenienti da zone dove patologie come ad esempio il diabete sono scarsamente ingerenti, sarebbero asintomatici. Ad ogni modo, generalmente i migranti sono molto più controllati dei turisti, che al momento rappresentano un rischio maggiore. Intanto è notizia delle ultime ore che un migrante tunisino si sarebbe allontanato dal CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, di Pettorano sul Gizio, dove attualmente vi sono 12 migranti, di cui 3 positivi. Forse temendo di essere rimpatriato e di ritrovarsi lì da dove era fuggito, è risultato assente alla colazione ed ora è ricercato dalle forze dell'ordine. Il sindaco del comune di Canistro, nel cui CAS sono attualmente ospitati 35 migranti, di cui 2 positivi, nel corso dell'incontro di ieri col prefetto ha chiesto l'intervento dei NAS, i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri. Ho chiesto l'intervento dei NAS perché credo che anche i NAS, per la loro, abbiano competenza per verificare l'idoneità della capienza della struttura, come è posta la struttura e se c'è sicurezza anche all'interno della struttura. Intanto preoccupa l'aumento dei casi nelle aree interne. Un nuovo focolaio in Valle Peligna. Sono 8 i pazienti positivi di cui si stanno mappando gli spostamenti e la rete di relazioni. La sindaca di Sulmona, Anna Maria Casini, chiede aiuto alla ASL dell'Aquila. Occorre nuovo personale e accelerare l'analisi dei tamponi, chiede la Casini all'azienda sanitaria. Con un quadro in evoluzione si rischia di non riuscire a seguire nuovi casi, mentre bisogna mantenere l'ospedale Covid-free, ha concluso la prima cittadina. Quel che certo è che l'innalzarsi delle temperature non è stato un valido alleato nella lotta contro il virus, il quale non è mai scomparso dal nostro territorio. E che le temperature poco incidano sulla sua diffusione lo dimostra anche l'innalzamento della curva epidemiologica che riguarda il continente africano. Per evitare la tanto temuta seconda ondata d'autunno, a detta degli esperti, occorre appellarsi al senso di responsabilità individuale e al rispetto di quelle misure igieniche che abbiamo imparato ad applicare in questi mesi. Restiamo in tema coronavirus con una notizia che viene diffusa dall'assessorato regionale alla salute perché il Ministero ha approvato il piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera regionale per l'emergenza Covid-19 che fu deliberato dalla Giunta regionale il 15 giugno scorso. Per l'Abruzzo sono a disposizione circa 29 milioni di euro di fondi statali che permetteranno di potenziare strutturalmente l'assistenza sanitaria
sanitaria con l'obiettivo di fronteggiare un'eventuale recrudescenza della pandemia. Le somme saranno destinate sia alle terapie intensive, scrive l'assessorato, con la realizzazione di posti letto isolati e non isolati, dotate delle necessarie tecnologie, sia a quelle semi-intensive, con la dotazione dei caschi PAP, ventilatori invasivi e ventilatori a turbina semi-intensivi. Alcuni di questi interventi sono già stati eseguiti dalle ASL e ammessi quindi al ristoro da parte del Ministero. A questi importi vanno aggiunti quelli già assegnati per gli interventi di riqualificazione e potenziamento dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri. E adesso apriamo la nostra finestra all'esterno, cambiamo argomento, oggi ci occupiamo di scuola, andiamo a Pescara da Paolo Renzetti che è in compagnia di Davide Desiati della CISL Abruzzo Molise che si occupa proprio di scuole, lui il responsabile del settore. In arrivo ci sono un migliaio di assunzioni, Paolo, ma e ce lo spiegherà fra poco Desiati, sono assunzioni legate al turnover. Linea a te, Paolo. È proprio così, esatto, Alfredo. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Grazie a Davide Desiati, segretario regionale della CISL Scuola Abruzzo Molise. 1165 assunzioni di docenti, 300 per quanto riguarda il personale ATA. Come diceva il collega da studio, però rientrano nel turnover. Tra un mese partirà il nuovo anno scolastico. Qual è la situazione generale, Desiati? È fortemente preoccupante, siamo appunto a meno di un mese dall'avvio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, 1165 più circa 300 ATA, 1165 docenti, sono il semplice turnover, cioè rimpiazzare i pensionamenti. E dopo di questi ci sono ovviamente tutte le nuove necessità legate alla situazione epidemiologica. Ripartire ovviamente con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni sanitarie, del distanziamento, e questo significa che ci dovranno essere delle aule dove dovrà esserci questo distanziamento, dei banchi particolari. Dal Ministero sono in arrivo 16 milioni e mezzo di euro per l'Abruzzo, fondi che voi considerate insufficienti. Sì, i 16 milioni e mezzo di euro sono per le risorse umane, quindi docenti ed ATA corrispondono a circa 4 docenti ATA per scuola, quindi decisamente insufficienti. Chiunque anche all'esterno del mondo scolastico può comprendere che con 4 unità in più di personale la scuola non può riorganizzarsi in maniera sicura. Per quanto riguarda proprio l'avvento del nuovo anno scolastico, lei prima diceva a microfoni spenti, ci saranno dei problemi per le grandi scuole nelle grandi città della nostra regione dove ci sono le cosiddette classi pollaio. Nei piccoli centri dove ci sono meno alunni, meno classi e soprattutto classi con meno studenti sarà più facile far osservare il distanziamento. Per le grandi scuole di Pescara, Chieti, Montesilvano e altri grossi centri della nostra regione la situazione è diversa. Sì. Ci risulta che le scuole abruzzesi hanno chiesto 25.000 tra banchi e sedie o comunque delle postazioni singole. Nei piccoli centri il distanziamento è più semplice, le classi hanno qualche alunno in meno e di spazi generalmente c'è disponibilità, quindi la situazione è un po' più affrontabile. Ma noi nei centri più grandi e soprattutto nelle città abbiamo le classi pollaio, abbiamo praticamente la situazione di dover raddoppiare il numero di classi, il personale, e vi ricordo 4 unità per scuola, pochissimo. Quindi Desiati, che cosa bisognerà fare, come ci si potrà muovere da questo punto di vista? Vedremo adesso con questa prima assegnazione di personale e le richieste delle scuole. Noi dopodomani abbiamo un incontro all'ufficio scolastico regionale in cui ci verrà dato conto di tutto ciò che è stato richiesto dal sistema scolastico e di tutto ciò che al momento si riesce a fornire. Ovviamente i banchi siamo scettici sulla capacità reale di fornitura entro il 14 settembre. Il personale bisogna andare a tappe forzate per un reclutamento molto numeroso, perché ripeto sono 1165 a tempo indeterminato docenti, 300 ATA, almeno altri 800 tra docenti e ATA, quindi parliamo di oltre 2000 persone da reclutare adesso in un giro di 20 giorni.
Prima parlavamo, e poi ascolteremo anche da studio le domande di Alfredo Primante, di questi 16 milioni e mezzo di euro che arriveranno per quanto riguarda il personale. E poi ci sono i fondi che province e comuni chiedono per l'adeguamento degli edifici scolastici. Il tema dolente forse è proprio questo? Sì, oramai questi fondi in parte sono già arrivati alle istituzioni scolastiche, ma sono fondi nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro per scuola. Non possono certo sopperire anni e decenni di mancati investimenti in edilizia scolastica, di inadeguatezza degli edifici, delle strutture, dell'arredo scolastico e così via. Ovviamente siamo di fronte a una necessità da quantificare nuovamente dopo questa prima dotazione. C'era stato il grido di allarme proprio anche ai nostri microfoni qualche giorno fa, soprattutto dei presidenti delle quattro province. Per come stanno oggi le cose, riaprire le scuole il 14 settembre, soprattutto le scuole secondarie superiori, è praticamente impossibile. Sì, è molto difficile e soprattutto molto pericoloso. Bisogna ricordare che nelle scuole superiori noi abbiamo in Abruzzo un 50% di pendolarismo. Avere dei focolai in una scuola superiore significa contagiare una zona molto ampia di una provincia, cioè interessare molti comuni. Sì, c'è tutto il tema del trasporto scolastico. Ogni ragazzo viaggia su un autobus e quindi lì ha possibilità di contagiare purtroppo un numero molto elevato di persone. Alfredo, linea a te. Sì, io volevo riallacciarmi per una prima considerazione al discorso che ha fatto prima Desiati sul personale. Mi sembra di aver capito che oltre queste 1.165 nuove assunzioni legate alle sostituzioni, al turnover, mi sembra di capire che ci vogliano altre 1.000 persone più o meno, da quello che ha detto, ma da dove reclutare queste 1.000 persone? Purtroppo in questi anni c'è stato il blocco dei concorsi e le nostre graduatorie si sono svuotate. I sindacati avevano proposto un piano straordinario di assunzioni che il governo non ha accettato, riproducendo percorsi troppo lunghi che non sono stati in grado per quest'anno di garantire questo personale. Quindi avremo un boom di supplenze a settembre, quindi di fortissima precarietà nelle scuole. Altra domanda, c'è il concorso docenti in vista, dopo tanti anni, come lei ricordava, insomma, si torna a fare concorsi per la scuola, ma anche qui mi sembra che il numero messo in campo dallo Stato non sia sufficiente. Assolutamente, c'è una forte incapacità previsionale, do un dato per tutti. Noi adesso abbiamo la graduatoria finale dei direttori amministrativi, abbiamo 16 direttori amministrativi idonei e il primo concorso che viene fatto dopo circa 20 anni per questa figura, questi 16 oggi trovano in Abruzzo oltre 40 sedi disponibili. Questo significa che 24 sedi resteranno senza direttore amministrativo. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, la chiusura, un'ultima battuta, io la vorrei dedicare Desiati alla mancanza cronica anche nella nostra regione di insegnanti di sostegno, e anche questo è un altro problema a cui bisognerà far fronte. Certo, questo è tra l'altro un problema cronico perché noi abbiamo ogni anno un reclutamento di oltre 2.000 unità in deroga di sostegno e si tratta di personale non specializzato. È assurdo che l'Università dell'Aquila continui a avere annualmente tra le 200 e le 250 unità con un numero chiuso di accessibilità ai percorsi di specializzazione sul sostegno. Quindi anche da questo punto di vista ci sarà molto lavoro da fare? Troppo lavoro da fare, ma soprattutto bisogna mettere in campo delle soluzioni che risolvano effettivamente i problemi, perché ad oggi non li vediamo, ad oggi noi a livello sindacale siamo fortemente scettici sulla riapertura in sicurezza delle scuole. Grazie a Davide Desiati, segretario regionale Abruzzo Molise della CISL Scuola, grazie per il prezioso contributo. È tutto da Pescara, in linea allo studio, a te Alfredo. Sì, grazie a Paolo Renzetti e a Desiati. Chiudo con una battuta, troppo lavoro da fare e pochissimo tempo per fare tutto questo lavoro, purtroppo, ahimè. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo adesso alla politica, una bocciatura a 360 gradi arrivata dai consiglieri regionali del centro-sinistra rispetto all'operato della giunta Marsilio. Master plan politica sanitaria, commercio e risultati del comitato tecnico scientifico per il Covid sono nel mirino dell'opposizione che parla di una giunta lenta e risponde anche
alla conferenza stampa che c'è stata ieri pomeriggio da parte del presidente della giunta regionale. Sentiamo il servizio. Paolucci, parlate di una regione che non va, master plan, sanità, rifiuti, commercio, il Cura Abruzzo 1 e 2, tante secondo voi le cose da rivedere, perché? È una giunta incapace di governare, che fosse un alieno atterrato da Roma in questa terra, a noi era chiaro, il presidente Romano Marsilio, ma meno chiaro che diventasse anche nervoso, come è accaduto anche ieri nella doppia conferenza stampa che ha tenuto e che non ha fatto altro che confermare i nostri timori circa questa incapacità di governare. 217 milioni di euro tolti al master plan per opere strategiche, fino ad arrivare alla totale assenza di programmazione sulla sanità, sui rifiuti, sull'urbanistica, sul commercio e alle impugnative, le tante osservazioni sul Cura Abruzzo 1 e 2. Ieri è stato anche presentato il documento del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo, anche su questo punto voi avete avanzato delle perplessità, delle critiche? Beh, intanto perché sono state escluse le parti sociali, volutamente e per tempo, in secondo luogo perché ritengo e sottolineo che il Comitato Tecnico Scientifico ieri abbia dato una serie di enunciazioni di principio, ma non si è entrato in nessuno degli assi, delle misure e delle coperture per proporre una visione e interventi strategici per la nostra regione. In altri termini, si è sostituita la politica. Ieri il Comitato Tecnico Scientifico non ha fatto altro che proporre un documento politico, forse per la campagna elettorale 2024-2029, ma noi abbiamo bisogno di risposte ora e il presidente Romano Marsilio non ne dà. Che autunno si preannuncia, si prevede per gli abruzzesi? Difficile, perché intanto con questo taglio del master plan sono risorse che hanno già consumato, sono andati a coprire come fossero dei ragionieri le mancate coperture del Cura Abruzzo 1 e 2, quindi risorse questa regione non ne mette a disposizione. Dovremmo essere bravi a convogliare quelle che il governo nazionale ha contrattato con l'Europa e sono importanti, ma senza una capacità di mettere in campo visione e programmazione quelle risorse non arriveranno a bersaglio. Potrebbe essere d'origine dolosa l'incendio scoppiato nella notte a Vasto in via San Rocco. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'1:30 perché ai margini della strada, come vedete dalle immagini, stavano andando in fiamme degli scatoloni di cartone depositati davanti ad un magazzino. Una squadra di vigili del fuoco ha raggiunto il luogo del rogo e lo ha spento prima che potesse causare danni seri al vicino palazzo. Sulle cause delle fiamme al momento non ci sono certezze, potrebbe essere stata la classica cicca di sigaretta gettata da un'auto in transito oppure un atto doloso e/o intimidatorio. La giunta regionale ha approvato il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati a causa del lockdown. Si potrà richiedere il voucher, ma anche si potranno richiedere i contanti. Sentiamo il servizio. Al via il rimborso dei biglietti dell'autobus. La giunta regionale ha approvato il provvedimento unico in Italia che disciplina le modalità di rimborso dei titoli di viaggio acquistati ma non utilizzati a causa delle restrizioni nel periodo di lockdown. In linea con quanto disposto dal governo nazionale, concordato tra le regioni, è prevista l'emissione di un voucher di importo calcolato sulla base dei giorni di mancato utilizzo dei biglietti. In Abruzzo però si potrà anche richiedere il rimborso in contanti. In particolare potranno richiedere i soldi in mano gli studenti di scuole superiori o universitari al termine del ciclo di studi con apposita attestazione dell'istituto scolastico, oppure i lavoratori che hanno cessato l'attività o il rapporto di lavoro, sempre con apposita attestazione da parte delle agenzie delle entrate o del datore di lavoro. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro il 31 di agosto sui siti internet delle aziende di trasporto. Il rilascio del voucher avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, più tempo invece occorrerà per i soldi in contanti, per i quali il termine è fissato a 60 giorni dalla domanda. Firmato questa mattina a Pescara l'accordo di rete fra la DMC della Costa dei Trabocchi e quella Sangro-Teatina nell'ambito di un progetto di sviluppo turistico che andiamo a conoscere meglio nel servizio. Ma credo che sia un modo nuovo di turismo che sta prendendo piede, su cui noi abbiamo già sviluppato una serie di ragionamenti che stanno dando i loro risultati e dobbiamo continuare a portarli avanti. Abruzzo sempre più regione bike friendly grazie al protocollo firmato questa mattina dalle DMC Costa dei Trabocchi e Sangro Teatina. L'obiettivo è quello di sfruttare il corridoio adriatico con le sue bellezze naturalistiche. Oggi
alla costa, uniamo le zone interne, la montagna, un settore particolarmente importante che sta prendendo piede anche forse per questo virus che è in giro. Prima qualcuno in conferenza stampa diceva che le presenze sono quintuplicate e quindi bisogna tener conto anche di questo. Ma l'occasione odierna è servita anche all'assessore regionale Mauro Febo per confermare come sia più che mai in crescita costante la presenza turistica nella nostra regione. Non c'è la presenza, come insomma, era scontato, dei turisti stranieri, anche se cominciano ad arrivare, c'è molta frequenza degli stessi abruzzesi che girano in Abruzzo e soprattutto che vengono molti italiani che vengono in Abruzzo. Abbiamo delle presenze importanti, numeri di rilievo per quanto riguarda il mare, ma soprattutto abbiamo, per ciò che riguarda i borghi e la montagna, abbiamo numeri veramente, veramente di rilievo che credo che insomma, in parte riusciranno a dare insomma, qualche risposta rispetto a quello che è successo purtroppo nei mesi da febbraio a giugno. Ora ci spostiamo a Villa Santa Maria in provincia di Chieti, dove sono stati inaugurati nuovi impianti sportivi, due campi per calcetto, tennis e pallavolo e una sala polifunzionale, strutture recuperate dall'amministrazione comunale che oggi sono a disposizione dei ragazzi per favorirne la pratica sportiva. Vediamo. È stato il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, Milena Bertolini, ad inaugurare i rinnovati impianti sportivi di Villa Santa Maria, piccolo paesino nell'entroterra in Val di Sangro, noto ai più per essere la patria dei cuochi abruzzesi. I lavori hanno consentito di realizzare un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis e pallavolo, oltre ad una sala polifunzionale. Nell'arco di un paio d'anni, infine, sarà rinnovato il campo da calcio e sarà realizzato un palazzetto dello sport, completando così il disegno dell'amministrazione comunale guidata da Pino Finamore, volto al recupero degli spazi e alla promozione della pratica sportiva tra i giovani. Abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri ragazzi di poter esercitare lo sport, sapete meglio di me che all'interno, nelle zone interne è molto difficoltoso trovare impianti sportivi. Noi in un sol colpo ne abbiamo realizzati tre, insomma, in buona sostanza anche con una spesa contenuta di 220.000 euro. Siamo orgogliosi anche per poter avere a disposizione il mister della nazionale italiana per un'inaugurazione, è una ripartenza dopo questo fermo del Covid, insomma, che ci fa stare tutti in pensiero e allerta. Dare impiantistica sportiva è importante per dare un'opportunità alle bambine e ai bambini di fare sport, e sappiamo quanto lo sport sia importante per avere una società migliore, avere dei ragazzi e delle ragazze che attraverso lo sport riescono a capire quali sono i valori importanti nella vita e quindi anche poi uomini e donne adulte con un senso civico diverso. E a proposito di calcio, adesso apriamo la pagina dedicata alla Serie B e al play-out del Pescara. Primo round aggiudicato ai biancazzurri che vincono in rimonta 2-1 grazie ad un'ottima ripresa. Sono Galano e Maniero a ribaltare il Perugia che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo con la rete di Kwan. Nella gara di venerdì al Curi, i biancazzurri avranno dunque due risultati su tre a disposizione per cercare di centrare la salvezza. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match all'Adriatico Cornacchia e a seguire ascoltiamo le impressioni del tecnico biancazzurro Sottil e del DS perugino Goretti. Vediamo. Vince il primo round play-out il Pescara che batte con merito 2-1 il Perugia in una gara dalle mille emozioni. Il successo abruzzese è importante con la squadra del presidente Sebastiani, chiamata ora a fare bene anche fra 4 giorni quando potrà giocare per 2 risultati. Delfino in campo con il 4-3-3 senza Balzano e Drudi. In difesa dopo 5 mesi si rivede Campagnaro che sarà il migliore fra i suoi. In avanti spazio a Galano, Pucciarelli e Maniero. Nelle Perugia fuori Angella per squalifica, dichiara causa infortunio, e Rajkovic che ha chiuso anzitempo la sua avventura in biancorosso. Oddo risponde con il 3-5-2 e Capone Falcinelli in attacco. Dirige Marinelli di Tivoli, coadiuvato dal VAR. Le prime battute di gara nella torrida serata di metà agosto sono a buon ritmo. Al 7° minuto, sugli sviluppi di un angolo, palla a Masciangelo che dai 25 metri mette di poco il pallone fuori dopo una deviazione di Kwan. Preme di più la squadra abruzzese con gli ospiti che si vedono al 15° con la punizione di Falasco ed il colpo di testa di Kwan che mette però a lato. La gara resta in equilibrio con le due formazioni attente. Anche
anche a non scoprirsi. Alla mezz'ora c'è però un'occasionissima per Pucciarelli che in area perugina si gira e mette di un soffio al lato. Si salva così la formazione ospite con il Delfino che poi rischia al 31esimo con una parata di Fiorillo attento su Falcinelli. L'ultima parte di primo tempo è però amara perché al 40esimo Juan approfitta di una mezza bambola della retroguardia abruzzese su una giocata di Falzerano mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Si mette male per la squadra abruzzese costretta a rincorrere ma anche a non scoprirsi. Al 43esimo Ghiomber tocca il pallone in area perugina con la mano con Marinelli che lascia proseguire ed il VAR che incredibilmente non vede e con il gioco che riprende fra le proteste abruzzesi fino al termine del primo tempo. Nella ripresa si riparte al nono con un guizzo di Pucciarelli che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Vicario che poi al 13esimo non può nulla con Galano che di testa non sbaglia su perfetto cross di Masciangelo. Parità all'Adriatico con il Delfino che si rianima grazie anche alla 14esima rete stagionale del bomber pugliese e così al 17esimo è ancora il portiere ospite a Direno a Maniero. Sembra cambiare l'inerzia della gara anche perché qualche attimo dopo il portiere biancorosso dice no anche distinto a Campagnaro. Attacca la squadra di casa che al 21esimo è ancora pericolosa con Memusciai che su angolo chiama Vicario alla respinta. Ancora Pescara al 23esimo quando è entrato Nicolussi Caviglia cintura in area Pucciarelli. Questa volta il direttore di gara segna il penalty senza esitazione con Maniero che poi spiazza dagli 11 metri Vicario per il sorpasso degli Adriatici e con Sottile che ora vede una squadra diversa e con l'ingresso in campo di Busellato per Palmiero per sistemare qualcosa in mezzo al campo. Nel Perugia spazio a Melchiori e Nzita. La gara sul terreno di gioco resta palpitante con gli ospiti ora però in difficoltà ed i biancazzurri ancora più vivi e con Galano vicinissimi al 36esimo al gol del 3-1 ma ancora una volta il portiere del Perugia dice no. Si giocano così gli ultimi minuti di partita con il presumibile forcing della squadra ospite. Il finale è incredibile con una gara interminabile che vede il triplice fischio finale dell'arbitro laziale dopo 101 minuti di gara. Il Pescara vince per 2-1 ma il pensiero è già alla gara del Curi. Ma al primo tempo loro se non si schiacciavano molto, avevano una sorta di 5-4-1 secco, quindi noi l'abbiamo anche preparata nel cercare di essere un po' più veloci nel girare la palla, abbiamo trovato poco Palmiero per fare superiorità numerica in mezzo al campo, l'abbiamo trovato poco, e anche se in qualche giocata siamo stati bravi, però eravamo un pochettino un po' frenati e non riuscivamo a trovare le geometrie giuste. Poi è arrivato un gol secondo me evitabilissimo che comunque è un rinvio del portiere, bisogna stare molto più attenti. Poi le squadre e i ragazzi sono stati molto molto bravi, ho chiesto di rimanere in partita, la partita è ancora lunga, 45 più recupero, hanno fatto molto bene. Questa è una squadra che io queste giocate le vedo tutti i giorni in allenamento e quindi ho sempre chiesto a loro di giocare così e nel secondo tempo sono venuti fuori e hanno ribaltato la partita e si poteva fare anche il terzo gol. Quindi complimenti ai ragazzi, primo tempo vinto, adesso poi bisogna riposare e ricaricarci per il secondo tempo. La ricetta è sicuramente resettare perché non è ancora finita. Oggi avevo chiesto ai ragazzi di vincere, di uscire vincitori e sono usciti vincitori. Lo stesso atteggiamento lo dobbiamo avere a Perugia perché dobbiamo fare una partita di grandissima personalità, dobbiamo giocare la palla, metterla in difficoltà, pressare e quindi una partita come il secondo tempo, non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo andare anche ad aggredirli, quindi questa è un po' la partita da fare. Credo che abbiamo interpretato bene il primo tempo, diciamo come l'aveva preparato il mister, e poi però nel secondo siamo abbassati troppo, è calata l'intensità, è calata l'aggressività sui portatori avversari e purtroppo non si è riusciti a tenere il risultato positivo. Cosa serve? Serve quello che è mancato a lungo, ma che è il momento di tirar fuori, anche perché abbiamo l'ultima possibilità per farlo. Abbiamo venerdì sera l'ultima pallottola, o è per loro o è per noi. Quindi sta a noi, sta ai calciatori, mettercela tutta, pensare soltanto alla partita di venerdì,
e dare tutto quello che hanno e quello che abbiamo perché abbiamo ancora una possibilità e dobbiamo giocarcela al 200%. Termina qui la prima edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, on demand ci sono come sempre i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.